Dopo gli atti intimidatori ricevuti recentemente, rivolti a me e alla mia famiglia, ho sentito fortissimamente la necessità di volere un incontro per la legalità. Legalità che bisogna affermare in questo territorio più volte abbandonato e depauperato. Molto spesso le istituzioni hanno lasciato larghi vuoti, larghi spazi che sono stati occupati dal malaffare. Malaffare che mortifica la popolazione onesta di questa zona e fa sì che sempre di più si senta il bisogno del riscatto. Riscatto che potrà avvenire soltanto se riusciamo ad inculcare in tutti il rispetto delle regole e della dignità umana. Per questo ho voluto che oggi, questa sera, a Villa Viana si parlasse di legalità, si parlasse con forza, con fervore per affermare che è possibile riscattarsi. Però la gente deve abituarsi ad alzare la voce, a farsi sentire e non consentire a una piccola fetta di popolazione, a una minoranza che imbavagli e reprima il riscatto di un'intera regione. La solidarietà ricevuta è stata ampia e ha interessato tutte le forze politiche, principalmente i miei compagni di partito, i miei amici del mio partito, ma tutte le altre forze politiche hanno dimostrato ampia solidarietà. Per cui credo che il discorso possa sicuramente trovare ampio riscontro e far sì che veramente possiamo affermarci nel dire che bisogna tenere lontano il malaffare. Dobbiamo essere uniti e gridare a gran voce un riscatto per questo territorio. La vicinanza della gente comune. È stata fraternamente vicina e umanamente vicina, per cui diciamo che queste vicende hanno colpito il cuore di tutti e questo ci ha fatto sentire uniti, perché la cosa peggiore che si può verificare in questi casi è la solitudine, mentre sentirsi uniti, sentirsi compatti, fa sì che si possa rispondere a gran voce e con piena dignità. Onorevole Sebastiano Barbandi, Commissario della Camera, lei viene a Villa Viana per discutere su un tema di grande importanza, la legalità. Legalità che solitamente si intende per delinquenza organizzata oppure minorile e via dicendo, però legalità è anche far rispettare le leggi dello Stato, per esempio il Consiglio di Stato che dice che l'ospedale di Bisaccia deve essere riaperto, e ancora non è stato fatto. Legalità significa dare anche risposte ai cittadini che vogliono una strada sicura, la 106. Risposte ai cittadini che vogliono un'assistenza sanitaria decente, che vogliono una rete ferroviaria che sia efficace, efficiente e tante altre cose. Lei cosa dice in merito? Assolutamente, come sa, molte di queste battaglie sto portando avanti, quelle dell'ospedale di Trebisacce con un question time fatto proprio alla Camera dei Deputati, che sostanzialmente ha sancito l'illegittimità della chiusura e ha ordinato la riapertura dell'ospedale di Trebisacce, così come anche sulla statale 106 che non può più essere un'arteria così come oggi, che non è degna, insomma, di una società civile. Legalità, dice giusto, purtroppo il problema è che dobbiamo quasi implorare, quasi chiedere per favore una cosa che ci deve essere data invece per diritto. E questa, ha detto bene, anche questa è una forma di legalità e dobbiamo, così come l'altro tipo di illegalità legata alla microcriminalità, che va combattuta a tutti gli effetti, e in questo caso sono qua a Villa Piana anche per ringraziare la famiglia De Santis, che è stata oggetto di intimidazioni e che ha dato un grandissimo non solo segnale di speranza, ma esempio di come certe cose vanno condannate fermamente e vanno combattute. E dall'altro punto di vista, appunto, diciamo, il fermo anche politico nell'azionare determinate misure, quali quelle della riapertura dell'ospedale o la sistemazione dell'SS106. C'è speranza che questa nostra Calabria riesca a tornare al passo con altre regioni? Dobbiamo avere la speranza, ma le dirò di più, io penso che la speranza si nutre di esempi e, come ho detto prima, la famiglia De Santis è un esempio per quello che ha fatto. Dobbiamo anche noi giocare tutti quanti, cittadini e istituzioni, giocare il proprio ruolo perché dobbiamo far sì che questa speranza diventi anche realtà. E soprattutto mi richiamo alle parole di un nostro conterraneo, Corrado Alvaro, che diceva che non c'è disperazione più grande che c'è solo più una società che pensare che vivere onestamente sia inutile. Ecco, non voglio pensare che sia inutile, non lo possiamo fare né per noi e né soprattutto per i nostri figli. Legalità significa anche avere la possibilità di vivere liberamente la propria vita. A Reggio Calabria, prima dell'arrivo di Alfano,
c'erano stati degli atti intimidatori, è venuto Alfano, si è fermato tutto, subito dopo la ripartenza di Alfano sono cominciati di nuovo gli atti intimidatori, vi dicendo, questo che cosa significa? Allora, da questo punto di vista, ecco, vi lancio una, diciamo, un segnale concreto, una speranza. Venerdì ho incontrato il prefetto proprio per questi fatti calabresi e, diciamo, dell'Ametino in particolare, dove abbiamo avuto 15 giorni di continue, di quotidiane, diciamo, minacce e tentativi di estorsione. Ebbene, il prefetto di Catanzaro ha detto che le forze dell'ordine sono presenti sul territorio, anche in abbondante quantità, e sono anche brave, e questo è con numeri alla mano. Vanno sicuramente aiutate da parte della magistratura, che purtroppo ha un organico che è sottodimensionato. Abbiamo sei soli magistrati per un'area vasta che prende la Sibaritide, prende tutto il catanzarese, il crotonese e il bibbonese, e sei GIP per tutta la Calabria. Ecco, lì lo Stato deve giocare la sua parte incrementando questo numero, soprattutto in un momento come questo, dove, vista la giovane età dei fermi, anche la prefettura dice sostanzialmente che i capi clan, i vecchi capi bastone, sono stati azzerati, i vecchi clan sono stati decapitati, e la giovane età, appunto, dei fermi fa presupporre che ci sono delle nuove leve che stanno crescendo. Adesso bisogna dare il colpo di grazia, adesso bisogna lottare insieme, imprenditori, cittadini, in questo caso magistratura, forze dell'ordine, quindi Stato, istituzioni, tutti insieme per spezzare definitivamente la malavita in tutta la Calabria. Inviare l'esercito in Calabria un adottato può servire? Ma io, diciamo, non sono propenso proprio alla militarizzazione delle città, penso che le forze dell'ordine già ci sono e vanno avanti. Se può venire una mano, ben venga, ma eviterei da quel punto di vista, insomma, di trovarci in uno stato di esercito e non più in uno stato di diritto, altrimenti facciamo passi indietro invece di farne in avanti. Ultima domanda, che riguarda un po' il nostro territorio. Ieri sera 60 famiglie della frazione Lattughelle di Sibari sono state sgomberate, fatte sgomberare perché c'era il rischio di esondazione del cratere, quindi avremmo avuto, se fosse arrivata di notte, queste persone qui avrebbero avuto seri problemi. Quindi a livello di prevenzione sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni. Il cratere in un paio di punti ha esondato. La domanda qual è? È legale che solo perché qualcuno costruisca gli arangeli sugli argini del fiume altre persone ne possono patire le conseguenze? Assolutamente, e questa è un'altra forma di illegalità che colpisce poi tutti quanti, e qua bisogna che intervenga in maniera più forte anche lo Stato, ripristinando uno Stato di diritto. Non si può, per, come dice giustamente, per il favore di pochi andarci a rimettere in tanti. Sono delle usanze cattive che in passato sono state magari anche tollerate, visto che ci sono attualmente, ma che per il futuro non possono assolutamente più ripetersi. Primo, perché adesso insomma, c'è una vasta fetta di popolazione che ci va di mezzo, e mi riferisco anche a quello che è successo quest'estate. Secondo, perché c'è stata una violenza ancora più inaudita dei fenomeni climatici da un lato, cioè precipitazioni più concentrate e abbondanti, e dall'altro si è andata avanti purtroppo con la mortificazione del nostro territorio e quindi costruzioni selvagge. E tutto ciò non è più possibile sempre in uno Stato civile.